Ringraziamo qui presente l'amministratore delegato Fabrizio Cadelan della CDA che ci ha permesso di avere questa donazione con il microdono, con un caffè, ha permesso all'Associazione Endometriosi Friuli Venezia Giulia di avere un fondo per creare dei progetti, un progetto comunque per noi importante, l'unico imprenditore in Friuli Venezia Giulia che si sia prodigato così tanto per noi, per una malattia prettamente femminile ma che coinvolge tutta la comunità e tutta la società in quanto malattia non riconosciuta dal sistema sanitario. Io vorrei dare la parola a Fabrizio che ci dirà appunto quali sono stati i risultati e appunto ci dirà quanto è emerso insomma da questa raccolta. Grazie Sonia, per noi è stato veramente un piacere poterci affiancare in un'iniziativa di questo tipo, proprio perché il successo che ha questo progetto intitolato Microdono, dove con un piccolo importo si riesce a portare un risultato e un contributo economico importante, tant'è che gli stessi click alla macchinetta del caffè sono stati ben 9.000 e gli stessi hanno portato un risultato di una raccolta di 900 euro, dove la nostra azienda ha raddoppiato il risultato arrotondandolo a 2.000 euro. È un progetto dove il beneficiario finale è ben identificato e quindi ci fa molto piacere esserci affiancati direttamente a Endometriosi Friuli Venezia Giulia, all'associazione. E con la stessa anche riusciamo anche, siccome il messaggio sul distributore automatico è molto chiaro chi è il beneficiario, riusciamo anche a dare una visibilità e a far conoscere meglio queste associazioni, le quali hanno sempre più necessità di essere supportate sotto un punto di vista economico.